Finisce 1-1 al Simonetta Lamberti l'incontro tra la Cavese e l'Andria, il primo dei quattro scontri diretti per una salvezza senza l'incubo dei play-out. Una partita brutta e nervosa già dalle prime battute per due squadre schierate in campo soprattutto per non prenderli. E la Cavese comunque a rendersi pericolosa al primo minuto con Insigne che spedisce alto l'ottimo assist di Turienzo e dopo bisogna aspettare il 22esimo per assistere ad un tiro sull'esterno della rete di Chiaretti Cossenso dell'Andria e il 25esimo per vedere un'altra azione pericolosa della Cavese con Favasuli che crossa in aria per l'accorrente Turienzo che non raccoglie. Al 43esimo poi sempre per i padroni di casa una bella punizione di Radi dalla linea di fondo che il portiere ospite respinge. Nella ripresa la partita cambia, al primo minuto Rizzi dell'Andria coglie il palo esterno alla sinistra del portiere russo e due minuti più tardi Chiaretti Cossenso in aria spedisce alto. Risponde al sesto Radi con una punizione da 30 metri che lambisce il palo alla destra di Spadavecchia. Poi al nono per l'atterramento in aria di Favasuli da parte di Sibilano, rigore per la Cavese che Turienzo trasforma. La partita si trascina stancamente fino al 38esimo quando Usman Sai pareggia per l'Andria sul rigore assegnato dall'arbitro Ruini di Reggio Emilia per un fallo in aria di Nocerino su Anaclerio. Scorrono poi veloci gli ultimi minuti di gara per un pareggio tutto sommato giusto.